Allora ogni giorno in questo tempo santo dovremmo essere capaci di guardare un po'. C'è qualcosa che mi condiziona, c'è qualche schiavitù che mi attarda nel rispondere al Signore. E allora ogni giorno dovremmo iniziare questa pulizia, questo eliminare tutte le frastaglie che affossano la bellezza del desiderio di Dio in noi. Ma per fare questo abbiamo bisogno di trovare lo spazio giusto, lo spazio della meditazione, del silenzio, del confronto con la parola. Ecco, quella seconda indicazione che il Signore ci ha dato il giorno della Quaresima, del mercoledì: pregare entra nel segreto della tua camera e lì incontri il Signore. Che siano giornate diverse questi 40 giorni, no? Che non siano le giornate che ci scorrono addosso, senza che da parte nostra ci sia una scelta precisa. Che siano giornate alla ricerca dell'effimero, dell'inutile, di queste sovrastrutture che ci condizionano, e ritroviamo la gioia di una leggerezza che mi pone davanti al Signore in tutta la mia povertà, e Lui poi la riempie con la ricchezza del suo amore e della sua grazia.